posta la massima attenzione. Qualsiasi occasione di assembramento o di vicinanza non protetta è assolutamente sconsigliabile. Noi lavoreremo in assoluta sicurezza. Dovremmo, ahi noi, diminuire l'accoglienza all'interno delle camere del lavoro, all'interno delle nostre leghe. In ogni caso, voglio dire, con tutta la lusta, come si dice, con tutta l'attenzione possibile, continueremo ad andare avanti con il nostro lavoro. La raccomandazione di muoversi solamente e unicamente per quello che riguarda le necessità di lavoro, di cura, eccetera, è funzionale ad evitare tutte le opportunità e le possibilità di assembramenti. Quindi se diamo una mano tutti, io credo che potremo a Natale passare un buon Natale e possibilmente tutti in famiglia. Oggi però dobbiamo fare questo sacrificio. Quest'estate abbiamo cominciato a riflettere su quanto in questo momento complesso, segnato in modo indelebile da questa pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19, abbiamo assistito ad una carenza di attenzione da parte delle istituzioni ai bambini e al tema dell'infanzia. Ma diciamo che questo festival inizia a dare una riflessione centrata sul bambino che vuole dare anche delle direzioni progettuali nuove, soprattutto nei nostri territori. E quindi non sarà un caso proprio che Maria Montessori sarà al centro, perché da qui vogliono nascere diverse idee innovative, educative, e quindi coinvolgeremo i nostri contesti educativi in nuove progettualità proprio dedicate ai bambini. Per questo motivo questa prima edizione del Bla Bla sarà anche l'occasione per pensare allo sviluppo dei servizi educativi del nostro territorio in ottica innovativa. Ci prendiamo questo momento di difficoltà per fare di necessità virtù e cercare di capire in che direzione andare per dare un futuro ancora migliore a questi servizi che hanno già una grande qualità. Io sono morta per caso. Quello che chiamano un omicidio collaterale. Mi trovavo lì perché mi mancava lo zucchero e sono diventata una testimone scomoda. E già che c'ero, ha ammazzato pure me. Io non lo volevo offendere, volevo solo lasciarlo. O meglio, volevo che lui ci lasciasse in pace, a me e al ragazzino. Abbiamo visto che con lockdown i femminicidi sono aumentati. Riproporre, ritornare a ragionare sui femminicidi è fondamentale. Ci vuole tempo per dare tutte quelle coltellate. Questa è ancora un'urgenza che sento viva. Secondo me nel 2020 non è ancora retorico parlare di violenza di donne, parlare di donne che non hanno gli stessi diritti, la parità rispetto agli uomini. Dice pure, gli schiaffi sono schiaffi, scambiarli per amore fa molto male. Non dobbiamo sentirci inadeguate nel fare questo tipo di iniziative, quindi io mi sento orgogliosa e fiera e soprattutto coraggiosa di essere la voce di persone che purtroppo la voce non ce l'hanno più perché sono morte, e quindi c'è bisogno di noi che siamo ancora qui e possiamo parlarne a voce chiara e alta e forte le storie di qualcun altro che sono poi storie anche nostre. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli con il sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Deve cambiare profondamente la cultura di questo paese. Il rapporto uomo-donna cambia se cambiano il modo di pensare, di fare, in primo luogo degli uomini, ma dell'intera società fondamentalmente maschilista e pesantemente maschilista.